una prestazione quasi perfetta, perfetta anche nella cornice del pubblico, numeroso, caloroso. Questo voglio veramente fare complimenti perché ai ragazzi fa piacere quando giocano in casa e si trovano di fronte 5-6 mila persone che incitano e non criticano i ragazzi. Pertanto è un grosso complimento e questo ha fatto sì che ci hanno dato quella spinta in più per andare a aggredire il Sevenno, farli giocare, come diciamo noi a livello calcistico, mordere le caviglie. Siamo stati cattivi al punto giusto, abbiamo intimorito anche l'avversario e oltre a questo abbiamo, penso, fatto una bella partita a livello tecnico-tattico. È stata preparata molto bene. Chiaramente all'inizio della settimana abbiamo avuto dei piccoli problemi perché a livello mentale la scopola che abbiamo preso a Le Monde non è stata digerita bene, però nelle ultime sedute di allenamento, i ragazzi si sono presentati giorno dopo giorno più motivati. Sapevamo che la posta in palio era altissima e nonostante tutto siamo stati veramente bravi a fare una prestazione del genere. Oh, ma le critiche bisogna accettarle, io le accetto non volentieri perché se uno dice che accetta le critiche volentieri è un bugiardo. Ma sono sempre andato avanti per la mia strada. Chi dice che dobbiamo giocare con 2, 3, 4, ma noi in campo andiamo sempre avanti, mettiamo sempre in campo dai 3, 4 giocatori offensivi e se non sbaglio siamo anche la squadra che ha segnato di più, per cui è più di così non possiamo fare. Siamo una squadra offensiva, calcia molto. Bisogna essere molto attenti perché andremo alla Pontes in uno stadio vuoto e lì i ragazzi non devono più pensare alla prestazione di Le Mans, ma pensare che adesso siamo ancora primi e dobbiamo sfoderare una prestazione come stasera. Lo so che non sarà facile perché, come ho detto all'inizio della tua intervista, il pubblico è stato il nostro 12° uomo in campo, ci ha spinto. Ci ha fatto andare, ci ha dato quelle energie che avevamo bisogno, pertanto sabato noi dovremo essere bravi a trovare quelle giuste motivazioni e stare a me e alla società a dare qualcosa in più ai ragazzi che possono ancora dimostrare che sanno giocare e molto bene al pallone.